Terzo giorno di viaggio, secondo di fiera. Sul video di ieri non, alcune clip sono andate perse. Comunque, oggi sicuramente passerò da Acer e poi forse qualche altra azienda come Astro oppure alcune che ho visto ieri di sfuggita a cui non ho avuto il tempo di fermarmi. Continuate a seguire i video, caricamente ieri ne ho caricati 8 e vediamo oggi bene cosa riesco a proporvi. Non so per quanto tempo, come verrà all'interno del video, però guardiamo un attimino che tipo di figata hanno all'interno dello stand. Un'intera galleria di display curvi con neri assoluti. Stand di LG. Vabbè, un vero padiglione effettivamente. Passando anche da Sharp, sono alcuni di schermi interessanti che vi porto a vedere. A parte che abbiamo esposto un 4K, qui lì c'è il primo TV 8K, come vediamo se si riesce a vedere comunque abbastanza spesso. Però più che altro voglio dare la vostra attenzione su questi tipi di display, denominati IGZO, non so come va detto. Ad ogni modo il concetto è relativo al fatto che sono a forma libera, quindi possono adattarsi tranquillamente a vari tipi di geometria, possono essere curvati leggermente e gli esempi che vengono fatti sono per l'industria automobilistica. Possono essere effettivamente il futuro, quello che ci troviamo come interfaccia, magari all'interno delle automobili che verranno. Ho lo stesso discorso anche magari non solo sulle auto, ma anche per gestire, come in questo caso, una piccola sveglia o qualsiasi altro tipo di utilizzo. La particolarità appunto è che sono adattabili e quindi danno un tocco di futuristico ovviamente a quello su cui vengono inseriti. La giornata effettivamente vado in sala stampa per caricarvi i video. Oggi qualche scorcio in meno, qualche stand in più, qualche ripresa diciamo singola in più. Dunque, appena finito di montare i video, sto smontando tutta l'attrezzatura alla sala stampa, poi giro a quanto pare al centro di Berlino. Rincasso pure io, comunque in un centro molto bello da vedere. Vediamo quello che vi ho fatto vedere prima, però anche quest'altro edificio è abbastanza bello, una città comunque ben illuminata, carina da vedere. Credo che per la giornata di oggi sia tutto, quindi vi rimando a domani. Non ho molto in programma per il terzo giorno, vediamo che cosa esce. Comunque, come sempre, video interessanti sul canale. Spero che comunque questi piccoli video diari, diciamo, vi piacciono. E come sempre vi saluto e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video.